Il ritorno in carcere di Fabrizio Corona non ha compromesso l'amore che Silvia provvede e prova per lui. La cantante del duo Donatella continua a stare vicino al suo fidanzato, sostenendolo in questo momento complicato. Nonostante vada spesso a trovarlo in carcere, Silvia sente la sua mancanza. In queste ore, gli ha dedicato un tenero messaggio sui social, nel quale si è augurata di incontrare nei sogni il suo fidanzato. Ogni volta che ho postato una tua foto, ti ho sognato e dato che ho una voglia matta di abbracciarti così, l'ho rifatto. Spero di vederti fra poco e se anche domani mattina, probabilmente non lo ricorderò, fa nulla, mi basta così e poi, come dici tu, di domenica tutto è concesso. Mi manchi. La Provvedi ha spesso dichiarato che l'amore fa rima con sacrificio e che in questo momento in cui Fabrizio Corona è in difficoltà, non ha intenzione di tirarsi indietro, dimostrandogli di poter contare su di lei. L'amore è sacrificio, è troppo facile stare vicino a uno quando va tutto bene. Gli sono molto vicino, le persone che ci conoscono sanno quanto io tengo a lui e lui a me. Di Corona non mi manca niente, di Fabrizio tanto. E Fabrizio non è un delinquente e io non sono una cretina. Se davvero il mio uomo fosse come lo raccontano, non sarei qui. Dalle vicende legali saprà difendersi lui con i suoi avvocati. Chi se ne frega.